Come vedete sono in una veste un po' strana, nella mia cucina, con una tuta un po' spettinata e la barba da fare, lo stile che molti di noi adottiamo quando siamo tranquilli in casa. Signori, il momento è difficile, molti non se ne stanno ancora rendendo conto, ma per qualcuno lo stare a casa può essere la discriminante tra la vita e la morte. Per cui vi invito a fare come me, rimanete a casa, state insieme ai vostri affetti, alle vostre famiglie. E mi raccomando, fatelo per chi oggi non lo può fare, per i sanitari, i medici, gli infermieri, fatelo per loro rispetto, ma soprattutto fatelo per voi. Insieme ce la faremo.